Sindaco Ottavio De Martinis e Antonio Di Cosimo, che è il CETEAS, diciamo così, così ti identifichiamo subito. Sindaco, soltanto un augurio a tutte e due le squadre, semplificando. Dopo la stagione esaltante che ci lasciamo alle spalle, ci auguriamo di poter ripercorrere i successi, perché no, della scorsa stagione. Quindi un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi, i nostri ragazzi, e ai un ringraziamento e un incitamento ai dirigenti e a quanti, come il gruppo di Cosimo, hanno supportato e continuano a supportare lo sport cittadino, in questo caso la pallavolo montesilvanese. Beh, è stato veramente sintetico, non ha parlato da politico Antonio Di Cosimo. Antonio, io e te ci conosciamo da una vita, perché siamo sempre in mezzo allo sport. La pallavolo intanto ti piace tanto, di' la verità. Sì, devo dirti che è stata una scoperta eccezionale e devo ringraziare il sindaco. Perché che c'entra? È semplice, io volendo investire, come sai bene, nel mondo dello sport e avendo chiuso il ciclo del calcio a 5, ho chiesto a lui: io ho bisogno di una squadra seria, una persona seria, perché voglio dare un contributo sociale a questa città che mi ospita ormai da 40 anni. E lui mi ha fatto conoscere, per fortuna, perché io non posso che ringraziare lui, tutti quelli della pallavolo montesilvanese, perché ho trovato una famiglia, della gente seria, bella, grandi soddisfazioni, veramente. Per me è stata una scoperta in tutti i sensi, ma non riesco, anche sforzandomi, a trovare una cosa che non sia bella, fatta bene. Quindi grazie a tutti e grazie a questa squadra, a queste persone fantastiche che si adoperano per tutti questi giovani. Vederli così belli, guarda, è una soddisfazione infinita, veramente bella.